L'Istituto di Istruzione Superiore Alessandrini Marino Forti si compone dell'Istituto Tecnico Industriale Emilio Alessandrini, dell'Istituto Professionale per l'Industria e l'Artigianato Ettore Marino e dall'anno scolastico in corso dall'Istituto Tecnico per Geometri Carlo Forti. L'Istituto è un valido ed aggiornato centro di formazione tecnico-scientifica del territorio ed ha un ruolo importante nel processo di trasformazione di sviluppo economico e sociale della provincia di Teramo. I diplomati delle nostre scuole si sono inseriti nel corso degli anni nei più diversi settori produttivi, pubblici e privati, contribuendo decisamente alla crescita dell'industrializzazione della provincia di Teramo, spesso come promotori di iniziative produttive sul territorio. Gli studenti che hanno proseguito gli studi universitari si sono generalmente laureati in facoltà di carattere tecnico-scientifico-tecnologico, quali ingegneria, fisica e chimica, ed operano, in modo affermato, nel mondo dell'industria manifatturiera, delle costruzioni, delle libere professioni, dell'insegnamento e della pubblica amministrazione. È motivo di grande soddisfazione per la nostra scuola la considerazione che il mondo produttivo ci attribuisce, ricercando fra i nostri studenti nuove professionalità da impiegare. L'indirizzo di chimica, materiali e biotecnologie si rivolge ai ragazzi interessati nel mondo della ricerca e della sperimentazione. Già dal primo anno del corso di studi gli alunni avranno la possibilità di eseguire esperimenti in laboratorio. Durante il corso specialistico si effettua un'ampia attività sperimentale con analisi chimiche su alimenti, farmaci e matrici ambientali. La formazione degli alunni avviene anche attraverso stage formativi nelle aziende del territorio e in importanti istituti di ricerca come l'Istituto Zooprofilattico. Da alcuni anni inoltre collaboriamo con l'ART, Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente, per approfondire alcune tematiche ambientali. Le attività produttive nel territorio richiedono spesso la figura professionale del perito chimico o del chimico per le analisi di controllo della qualità dei prodotti e materie prime, per la gestione dei processi e di tutte le attività inerenti alla sicurezza negli ambienti di lavoro e il controllo ambientale. Mi chiamo Nicoletta De Vito, mi sono diplomata all'Istituto Emilio Alessandrini di Teramo. Lavoro come tecnico di laboratorio e sono molto soddisfatta. Indirizzo elettronica e elettrotecnica sviluppa le competenze necessarie per progettare, collaudare e costruire sistemi elettronici ed impianti elettrici. Il diplomato in elettronica ed elettrotecnica ha competenze specifiche nel campo dei materiali e delle tecnologie costruttive dei sistemi elettrici, elettronici e delle macchine elettriche, della generazione, elaborazione e trasmissione dell'energia elettrica e dei relativi impianti di distribuzione. Nell'indirizzo sono previste tre articolazioni: elettronica, elettrotecnica e automazione. Mi chiamo Samuel Sciarra, mi sono diplomato all'Istituto Emilio Alessandrini di Teramo ed oggi lavoro come perito elettrotecnico ed automazione e sono molto soddisfatto. L'indirizzo informatica e telecomunicazioni si pone l'obiettivo di formare figure professionali con competenze specifiche nel campo dei sistemi informatici, delle tecnologie web e delle reti di comunicazione. Vengono studiati linguaggi di programmazione utilizzati dalle aziende del settore e dalle università, Assembler, C++, Visual C Sharp e Java, i linguaggi del web HTML, CSS, PHP e JavaScript. Il diplomato in informatica e telecomunicazioni è in grado di configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti, collaborare all'ideazione, allo sviluppo e alla gestione di dispositivi e strumenti informatici di telecomunicazioni. Le figure professionali più richieste sono tecnico informatico, tecnico di centro supervisione e controllo reti, database administrator, project manager. Mi chiamo Gianluca De Sanctis, mi sono diplomato all'ITIS Alessandrini nell'anno scolastico 2009-2010. Lavoro come progettatore siti web e la scuola mi ha aiutato al successo professionale. Mi
meccanica, meccatronica ed energia integra competenze scientifiche e tecnologiche in ambito meccanico, dell'automazione e dell'energia. Presenta due articolazioni, meccanica e meccatronica, che si occupa di progettare, costruire e collaudare sistemi meccanici, elettromeccanici e robotici, di intervenire nel controllo e nella gestione dei processi produttivi degli impianti industriali. Energia, che permette di operare nell'ambito della tutela ambientale e della razionalizzazione dei consumi energetici, con particolare attenzione alle fonti alternative alle risorse rinnovabili. Il diplomato è in grado di organizzare il processo produttivo, di progettare strutture, apparati e sistemi, predisporre manutenzione di componenti, di macchine e di sistemi termotecnici di varia natura, organizzare e gestire processi di manutenzione per i principali apparati dei sistemi di trasporto, nel rispetto delle relative procedure, definire, classificare e programmare sistemi di automazione integrata e robotica applicata ai processi industriali. Mi chiamo Medori Fabio, mi sono diplomato presso l'Istituto Tecnico Industriale Statale Emilio De Sandrini, sono un perito meccanico e sono molto soddisfatto. L'indirizzo trasporti e logistica forma professionalità che hanno competenze relative alla progettazione, la realizzazione, il mantenimento in efficienza dei mezzi e degli impianti relativi ai trasporti, nonché l'organizzazione di servizi logistici, infrastrutture, modalità di gestione del traffico e relativa assistenza, gestione dell'impresa di trasporti e della logistica nelle sue diverse componenti. Nell'indirizzo sono previste due articolazioni. L'articolazione costruzione del mezzo riguarda la costruzione e la manutenzione del mezzo aereo, navale e terrestre. Il diplomato è in grado di gestire il funzionamento di uno specifico mezzo di trasporto e intervenire nelle fasi di progettazione, costruzione e manutenzione dei suoi diversi componenti. Il diplomato è in grado di gestire tipologie e funzioni dei vari mezzi e sistemi di trasporto, utilizzare i sistemi di assistenza, monitoraggio e comunicazione nei vari tipi di trasporto, gestire in modo appropriato gli spazi a bordo e organizzare i servizi di carico e scarico, di sistemazione delle merci e dei passeggeri. Anche io ce l'ho fatta. Oggi sono un imprenditore di successo. Ed effettuare interventi di installazione e manutenzione di impianti e apparati elettronici, elettrici e meccanici, in linea con le nuove tecnologie. Il titolo di studio e la preparazione conseguita al termine del curriculum consentono di essere assunto come tecnico presso le aziende nazionali e internazionali, di iscriversi a tutte le facoltà universitarie, di partecipare a concorsi pubblici e di avviare un'attività imprenditoriale. Gli studi dell'operatore elettronico sono finalizzati alla installazione, configurazione e gestione di sistemi operativi di rete, al cablaggio ed alla installazione di reti telematiche per il trasporto voce e dati, alla applicazione di politiche di manutenzione periodica di sistemi, alla ottimizzazione dei flussi di informazione. L'operatore elettrico interviene a livello esecutivo nel processo di realizzazione dell'impianto elettrico con autonomia e responsabilità limitate a ciò che prevedono le procedure e le metodiche della sua operatività. La qualificazione nell'applicazione di metodologie di base, di strumenti e di informazioni gli consentono di svolgere attività con competenze relative all'installazione e manutenzione di impianti elettrici nelle abitazioni residenziali, negli uffici e negli ambienti produttivi, e nel rispetto delle norme relative alla sicurezza degli impianti elettrici. Pianifica e organizza il proprio lavoro seguendo le specifiche progettuali. Sono Giovanni Annetti, mi sono diplomato all'Istituto Professionale Ettore Marino di Teramo, ho conseguito il diploma da tecnico delle industrie elettriche. Oggi sono un imprenditore soddisfatto. L'operatore meccanico interviene a livello esecutivo nel processo di produzione meccanica con autonomia e responsabilità limitate a ciò che prevedono le procedure e le metodiche della sua operatività. La qualificazione nell'applicazione e nell'utilizzo di metodologie di base, di strumenti di informazione,
gli consentono di svolgere attività relative alle lavorazioni di pezzi di complessivi meccanici, al montaggio e all'adattamento in opera di gruppi, sottogruppi e particolari meccanici, con competenze nell'approntamento e conduzione delle macchine e delle attrezzature, nel controllo e verifica di conformità delle lavorazioni assegnate proprie della produzione meccanica. Il corso per odontotecnici prepara figure professionali attraverso un corso quinquennale. Al termine del terzo anno, dopo il superamento di un esame, si consegue una qualifica di primo livello di operatore meccanico del settore odontotecnico, che consente di esercitare la professione solo come dipendente. Al termine del quinto anno di studi, dopo aver superato l'esame di maturità professionale e quello per l'abilitazione alla professione, è possibile esercitare l'attività come dipendenti in strutture private e pubbliche o come titolare di laboratorio odontotecnico o proseguire gli studi in tutte le facoltà universitarie ed è in grado di realizzare e progettare protesi di qualsiasi tipo, protesi fissa, mobile, combinata, scheletrata e ortodontica. L'indirizzo costruzioni, ambiente e territorio rappresenta l'evoluzione del corso dell'ex istituto tecnico per geometri. È un percorso di studi quinquennali che forma professionisti che operano nel settore delle costruzioni e della tutela dell'ambiente e del territorio. Le discipline che si studiano nei 5 anni contribuiscono a formare una figura professionale che si occupa di progettazione di impianti e strutture edilizie, di rilievi topografici e di gestione dal punto di vista sia economico che del funzionamento di impianti edilizi. Una parte dei nostri diplomati generalmente intraprendono la libera professione di geometri dopo un percorso di formazione post-diploma di 2 anni, si tratta di un percorso di tirocinio. E inoltre molti dei nostri diplomati trovano impiego come dipendenti sia presso enti territoriali sia presso aziende private. Mi chiamo Andrea Di Mattia e mi sono diplomato presso l'Istituto Tecnico per Geometri Carlo Forte di Teramo ed oggi sono un ingegnere sottostante. L'indirizzo grafica e comunicazione fornisce base necessaria per accedere alla facoltà universitaria già presente sul territorio. Il nuovo indirizzo poggia su solide fondamenta culturali, offrendo competenze informatiche e multimediali. Ciò consente a ogni diplomato di costruire e gestire siti web, il che vuol dire dare lavoro di consulenza a ogni studente, che è un lavoro fondamentale per le attività commerciali, le quali si svolgono prevalentemente in rete. È una scuola aperta a prospettive flessibili, che in una società complessa e sistemica come quella attuale può garantire il migliore futuro lavorativo possibile ai nostri giovani, e non è poco. Mi chiamo Monica Di Mattia, mi sono diplomata all'Istituto Tecnico per Geometri Carlo Forti ed oggi sono un ingegnere della pubblica amministrazione.